Ed ora c'è la levata di scudi di cittadini ed amministratori. C'è polemica all'indomani dell'incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che stocca rifiuti speciali non pericolosi nella zona industriale di Battipaglia. Un'alta nuvola di fumo nero, intenso, visibile anche da lontano, ha creato panico e preoccupazione dal pomeriggio di ieri fino a sera. Il sindaco Cecilia Francese parla di un atto irresponsabile da parte del privato che non si esiterà a denunciare. Il comune, aggiunge il primo cittadino, ha messo in campo ogni azione preventiva affinché questo non accadesse. È possibile infatti reperire sul sito l'ordinanza di smaltimento e bonifica, sottolinea. Forte preoccupazione anche del sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Si tratta, dice, del quarto incendio nel giro di un solo anno che si sviluppa all'interno della gestione privata dei rifiuti nel comune di Battipaglia. I cittadini ebolitani, sottolinea, sono allarmati ed io con loro, perché questi incendi stanno determinando un enorme danno soprattutto alle nostre colture agricole ed a tante abitazioni private sul territorio comunale. E sull'incendio è intervenuta pure Legambiente, che parla di un altro disastro, l'ennesimo già annunciato. Continua l'epidemia degli incendi, dice il presidente Maria Teresa Imparato. E come di consueto Battipaglia è suo malgrado protagonista con il quarto episodio in 3 anni di un fenomeno che si è diffuso da nord a sud.